Grandi novità, ragazzi, grandissime novità, incredibile. Oggi la bomba è successa. La bomba. E io sono qui subito, Frizzantino, pam, a raccontarvi cosa succederà per la nostra amata arena. Grandi novità. Spero buone, bellissime, secondo me bellissime. Allora, è uscito un video incredibile. Un video incredibile che spiegherà le nuove novità dell'arena che ah, ci saranno subito con la patch 10.4, quindi proprio adesso. E sono novità importanti. Perché cambierà molto. Cambierà molto e secondo me in meglio. Poi sapete che la Blizzard riesce sempre a fare schifo. Però io ho l'impressione che cambierà molto in meglio. Quindi, allora, c'è un video esplicativo che non vi farò vedere anche perché non posso farvi vedere. Però c'è un video che vi metterò in descrizione. Del tipo il signor Krisky Roots che parla dei cambiamenti. Ovviamente andate tranquilli, io adesso vi dirò le cose che cambiano. Allora, fermi tutti, iniziamo da ogni scelta nel draft. Leggo, ogni scelta nel draft dell'arena presenterà 3 carte di potenza equiparabile, di rarità diversa. Quindi cambia tutto. Cioè, ogni pick sarà bella, sarà interessante, sarà. Si potrà ragionare sulle pick. Ora, di potenza equiparabile, io ho paura, chiaramente, perché Kick-Ass ha deciso la potenza delle carte. Speriamo che Blizzard, insomma, faccia un bel lavoro nel giudicare le carte per la potenza secondo l'arena. Quindi la rarità in arena sparirà completamente. Sparirà totalmente e completamente. Quindi questa è una notizia, secondo me, bomba bellissima. Perché tutti i draft saranno molto più interessanti, ovviamente. Ogni pick ci sarà da pensare. Ogni pick potrai fare delle scelte o altre scelte. Quindi è molto interessante. Questa è la notizia bomba, proprio pam, 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 pam. Poi le pick 1, 10, 20 e 30 saranno sempre invece come sono già adesso, 3 carte di rarità uguale e rara o più, quindi rara, epica o leggendaria. Il che va bene, ci sta, mi sembra anche giusto. L'aumentata probabilità di vedere carte delle espansioni più recenti verrà temporaneamente disattivata. Lo sapete, quando uno gioca in arena, la probabilità che gli escano le carte dell'ultima espansione è più alta. Bene, con questa patch verrà temporaneamente disattivata, quindi bisognerà stare un po' meno attenti alle carte della serie che è appena uscita. Ok, molto semplicemente, le carte di Koboldi avranno una percentuale di uscita più standard, come tutte quelle altre. Quindi va bene, e succede sempre, la Blizzard fa. Lascia questa priorità delle pick, insomma, questo aumentato drop rate per un pochino di tempo. Dopo lo toglie, una cosa che ci sta e credo sia giusta. In più, un'altra cosa importante, voi ve ne ricordate? Ve le ricordate che al BlizzCon avevano detto che avrebbero messo delle carte apposite per l'arena, solo e soltanto per l'arena, con abilità interessanti? Ecco, rilasciano anche quelle. Rilasciano anche quelle. E sono queste carte che andiamo a leggere. Andiamo a leggere le carte. Sono Mano della Salvezza per Paladino. Segreto. Quando muore il tuo secondo servitore in un turno, torna in vita. Ora, questo segreto. Bisogna vedere quanto spesso daranno queste carte. Perché secondo me non è una grande carta. Ma va bene che a Paladino non diano una grande carta. Però, insomma, è un segreto diverso. E un segreto diverso, Paladino potrebbe fare comodo, perché spesso quando tu giocavi contro Paladino andavi prima te a dare sempre quello più scarso e poi il minion più forte. Adesso sarà più difficile giocare contro i segreti del Paladino, perché che fai se lui ha due minion? Chi vai a te a dare prima? Quello più scarso? Quello più forte? Cioè, se tu tiri quello più forte e poi è Gateway Kodo, gli dai in mano quello più forte. Se tiri quello più forte e poi è Redemption. Capito? Quindi è un segreto, secondo me, di base non forte. Che però
rende più difficoltoso giocare contro tutti gli altri segreti. Quindi è una carta che ci sta, interessante per il paladino. Metamorfosi del signor Mage. 5 mana, seleziona un servitore, rinvieni un nuovo servitore in cui trasformarlo. Non ha senso, è totalmente casuale, sia per te che per lui, non lo so, boh. Potevano anche farla un po' meno arrangista, roba. Mira sanguinaria, per il resto della partita il tuo potere può essere usato sui servitori. Ragazzi, questa carta è interessante, molto interessante per Hunter. Con un tipo di carta del genere si può anche cercare di draftare un Conte o l'Hunter. Perché ragazzi, se tu a turno 2 fai questa e poi hai minion tutti i late game, rende Hunter possibile di controllo. Cioè si può fare un Conte o l'Hunter con un hero power del genere. Chiaramente il problema di fare un Hunter controlloso era proprio il fatto che il suo hero power non serviva a niente. Con questa diventa fortissimo l'hero power. Quindi è interessante carta, carta secondo me buona. Bisogna vedere se sarà possibile o si riuscirà a farci mazzi attorno. Campione della natura, tua mana fa ritornare un tuo servitore nella tua mano e gli fornisce 5+5+5. Esci, minchia, che lentezza, minchia, come è incriccata sta carta, eh? Allora, non è, cioè, non lo so, dipende, se tu hai tanti drop a 1, pa, a turno 4, pa, è forte, però, è forte, però, cioè, non è di base una brutta carta, bisogna vedere, il concept non è neanche brutto, vedremo, questa è la carta più strana. Per il Warrior abbiamo la spada lunga fiammeggiante, 3 mana 2-3 che fa danni anche ai servitori adiacenti, molto forte questa arma, molto forte. A Warrior onestamente non è che gli servisse così tanto l'arma 13 a Fiery War Axe, forse gli serviva un'arma più debole ma a costo 2. Però comunque è sicuramente una buona carta, non male, lo aiuterà molto e questo è buono perché Warrior lo sapete che... sapete come sta. Pazzia imbottigliata, sostituisci la carta nella tua mano con demoni casuali. Merda. Che merda. Però ti dà già access. Chi lo sa, sarà giocabile? Secondo me no. Secondo me completamente no. Però non si sa mai. Comunque, quindi questa carta di Warlock secondo me è brutta, brutta, brutta e basta. Cioè, dai. Invece, quella dello sciamano mazza 0 mana 2, 12 danni a tutto. 12 danni a tutti i servitori, sovraccarico 10. Però la verità è che ti fa fare dei comeback, ragazzi, sta carta che sono mostruosi. Pensate a una situazione in cui siete tutti bassi di vita, ma tu in 10 fai boom, doppio drop a 5 e hai voglia. È vero che dopo salti il turno dopo, ma è un casino, per l'avversario. Quindi questa carta è molto forte in monocopia, spesso in sciamano però è molto forte. Sarà difficile giocarci attorno, cioè non sarà difficile giocarci attorno, bisognerà stare molto attenti contro sciamano a non fullare la board, a non esagerare nel fullare la board. La bomba funogena per Rogue, umana, fornisce furtività a un servitore fino al tuo turno successivo, pesca una carta, sicuramente interessante. E poi, beh, no, l'ho scaccata proprio, ci ho messo un attimo. Lo spirito generoso del prete seleziona il tuo servitore, l'avversario non ottiene il controllo e peschi tre carte. Questa è un chiodo, ma per fortuna, cioè secondo me questa carta è brutta. Brutta. Ma va bene, cioè prete... oh, prete basta, c'è anche rotto le palle, prete, dai. Diamogli delle carte un po' di schifo, becca di ste carte. E quindi queste carte usciranno tutte, sarà molto tutto molto frizzantino. Ci piace. Poi le altre cose che diranno, hanno detto che le carte escluse dal draft resteranno tali, va bene. Le altre regole dell'arena esistenti che influiscono sulla frequenza delle carte vengono proposte e rimarranno uguali. Quindi, in pratica, le due novità importantissime sono queste 9 carte, una per classe, che saranno solo per l'arena, mi raccomando, non andate a craftare perché ovviamente non si può. E poi il fatto che la notizia molto più importante è che nella scelta delle carte di arena ti proporranno 3 carte di valore equiparabile, secondo loro. Ora Blizzard, a me riempi il gioco il cuore di gioia, di tanta gioia, però mi raccomando, equipara bene,
Non fa cagare. Cioè, carte come... No, non ve lo dico neanche. Non lo dico neanche. Però, appena sbagli... Perché il problema di questa scelta qui, di questa cosa qua, non è tanto... Cioè, l'idea è fichissima. Però se tu sbagli con una carta, la valuti troppo alta, non verrà mai draftata. Se una carta la valuti troppo bassa, verrà draftata sempre. Capito? Per dire, se tu metti Wisp allo stesso valore di Fireball, ora Wisp, mettiamo uno Yeti, ok? Un Yeti, 4 mana, 4 e 5, va bene? Se tu lo metti allo stesso valore di Primordial Drake, Flamestrike, non verrà mai draftato, ma mai, ok? Quindi hai distrutto praticamente una carta in arena. Sì, allo stesso modo lo Yeti lo valuti troppo basso, a priori ovviamente lo fa la Blizzard, se lo valuti troppo basso e lo metti assieme a lo Wisp e altre schifezze, verrà sempre draftato e tutti i mazzi finiranno per avere Yeti. Capito? Il rischio è proprio questo qui. Sì, faranno un lavoro bello, secondo me sarà divertentissimo giocare in arena e draftare le arene. Quello sarà molto bello, si potranno fare diversi pensieri e io non vedo l'ora che esca questa patch 10.4. E ragazzi, per ogni domanda fatemi sapere nei commenti, se il video questo qui è rapido, vi è piaciuto fatemi sapere. Noi ci vediamo domani, come sempre, con un nuovo video e...